5 settembre 1920, una data importante per la storia della città di Fano, quel giorno nacque l'ospedale Santa Croce. Il pensiero corre grato e riconoscente a quanti concorsero volenterosi all'esecuzione dell'opera, si legge nel documento originale dell'inaugurazione, nel quale si ringraziano gli amministratori del comune che la iniziarono, quelli che la condussero a termine, gli ideatori, i progettisti e chi si occupò dell'arredamento sanitario. Invece, in un opuscolo del 1928 riportato sul sito valledelmetauro.it si citano le caratteristiche. Fano è fornita di un modernissimo ospedale detto di Santa Croce, che è uno dei migliori delle Marche, si precisa, capace di almeno 100 letti, con vasta sala operatoria, gabinetto idroterapico, radiologico, di terapia fisica, di batteriologia e di chimica clinica. È situato poco lungi dal mare ed in aperta campagna, con un magnifico parco. È costruito con il sistema padiglioni separati e con numerose camere per malati paganti. Adesso si prosegue nell'opuscolo intitolato Fano, stazioni di cura e soggiorno. Sono addetti un medico e un chirurgo primario, coadiuvato da due assistenti e da numerose suore infermiere. In precedenza, invece, il nosocomio, chiamato Ospedale degli Infermi, con annessa chiesa di Santa Croce, si trovava in via Nolfi, nel centro storico. In occasione della ricorrenza di domani, il sindaco Massimo Seri ha voluto lanciare un messaggio alla città e a tutti gli operatori sanitari. 100 anni è sempre un momento che si celebra, che ha un suo significato, ha un significato di radici e di presenza importante. E allora oggi mi piaceva dare questa testimonianza, ricordarlo, perché ricordare anche il ruolo che l'ospedale ha sempre avuto nella nostra città, nel nostro territorio. È un ruolo importante che tutt'oggi c'è, al di là di quello che si dice. Personalmente ho fatto di tutto perché la struttura ospedaliera rimanesse anche in prospettiva. Ricordo anche il protocollo firmato che garantisce la presenza del Santa Croce come ospedale nella nostra città. Dico anche che avrei voluto celebrare un momento, organizzare un'iniziativa per celebrare questo anniversario, ma siamo in piena campagna elettorale, avrebbe avuto un ruolo completamente diverso, rischiava di essere strumentalizzato, quindi mi prendo l'impegno di farlo magari in un secondo momento, dopo le elezioni, magari anche con coloro che saranno i nuovi rappresentanti del territorio. Però è importante ricordare questo momento. Diventa anche un'occasione, lasciatemelo dire, per dire grazie veramente a tutti quegli operatori sanitari, medici, infermieri, dirigenti sanitari, operatori, tutti, per il lavoro che hanno sempre svolto in questi tanti anni, assistendo e curando tante persone, ma lasciatemelo dire un grazie di cuore anche per il lavoro fatto nel momento di grande crisi della pandemia che abbiamo vissuto recentemente e che ancora oggi in qualche modo ne paghiamo, non dico paghiamo le conseguenze, ma ancora ci siamo dentro questo vortice. Quindi 100 anni di Santa Croce vuole essere un monito anche per il futuro, per una presenza ovviamente sempre adeguata a quelle che sono le nuove esigenze, le nuove organizzazioni, perché la società cambia e anche le strutture devono adeguarsi alle nuove esigenze. Quindi buon compleanno Santa Croce.